intanto mi scuso perché ho fatto una cosa molto sintetica, perché è la prima volta che vengo in questo congresso e non sapevo, pensavo di stare molto più... Ok, è un caso un po' che non è neanche concluso. Infatti va bene per questo. Allora, è un caso molto complesso, secondo me, di cui non abbiamo ancora la risoluzione, ma che volevo un po' presentare alla vostra attenzione. Perché è un ragazzo di 23 anni, meccanico, che è arrivato alla nostra osservazione in pratica l'8 marzo del 22. Questo ragazzo presentava delle chiazze, vediamo un attimo, eccole qua. Allora, presentava questa chiazza sulla zona mastoidea con una piccola zona arrossata ed ematosa e altre chiazze un po' sparse su tutto il cuoio capelluto, sembrava quasi avesse avuto una forma di alopecia in ricrescita, cose del genere. Questa era la dermatoscopia. Ecco, lui presentava queste chiazze, questa a livello del mastoideo, e dopo presentava speculari, due a livello della barba, molto edematose, arrossate, di cui questa è la dermatoscopia. Naturalmente l'abbiamo sottoposto a tutti gli esami di routine, compreso gli autoanticorpi, di cui è risultato tutto negativo. A quel punto abbiamo fatto una biopsia. Questa è la risposta della biopsia che mi diceva una dermatite dell'interfacce contrassegnata da iperplasia dell'epitelio, vacuolizzazione dello strato basale e cospicua flogosi cronica perivascolare e periannessiale. Domanda? Lupus eritematoso discoide, zona di alopecia areale in remissione, lichen pilaris. Ok. Infatti era un LED. Allora, la cosa strana, dunque, allora, era un LED, qua ci sono anche un errore. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo naturalmente fatto fare la visita oculistica perché volevamo cominciare a fare una terapia con l'idrossiclorochina. E il 12 aprile questo paziente ha cominciato la terapia con una compressa da 200 mg e una lozione con l'idrocortisone. Naturalmente l'abbiamo rivisto, a parte i controlli intermedi, l'abbiamo visto il 4 ottobre, sempre del 22, dove l'abbiamo fatto sospendere l'idrossiclorochina perché il quadro era in remissione. Stava benissimo, gli abbiamo lasciato soltanto per un altro po' una lozione con l'idrocortisone, soprattutto a livello della barba e della tempia, e tutto andava bene. L'abbiamo visto prima, il 10 invece di novembre si ripresenta perché e ci dice che il 2 di novembre ha avuto sulla tempia, sulla zona mastoidea dove aveva la prima lesione, una tumefazione molto ma molto evidente che prendeva proprio tutto il mastoide. Allora gli abbiamo fatto fare un'ecografia, che mi sembra che abbiamo la risposta dopo, che in pratica parlava soltanto di una forma edematosa e basta. Il 5 dicembre il paziente riprende l'idrossiclorochina, okay? Perché intanto si era rinfiammata anche la zona mastoidea, oltre che a livello osseo, ma proprio a livello della lesione. Dopo 5 giorni, comunque, gli compare una diarrea e una nausea pazzesca, per cui sospende il farmaco. Sospende il farmaco, passa la diarrea, passa la nausea, gli rifacciamo un controllo ematologico di routine per capire un attimo un po' che cosa era successo e le transaminasi erano andate alle stelle. Per cui gli facciamo una, ecco, questa è l'ecografia delle parti molle che parlava proprio di che c'era soltanto in regione mastoidea nucale sinistra questa infiammazione senza però nessun altro aspetto. Ho parlato anche con il radiologo, con tutti e cose. Sta di fatto però che nella prima, infatti cosa sono state messe un po',
nella prima, con la prima terapia, anche le chiazze che sembravano questa forma di alopecia erano tutte in remissione. Infatti, anche qua, questa qua era la guarigione dopo il primo ciclo di Paul, aveva sia la chiazzetta che era pochissimo, ecco, forse era rimasta solo questa zona di alopecia, però tutte le altre chiazze erano state... Questa qua era proprio leggera, non c'era quasi più niente di infiammazioni, di edema e di così via. Allora, il discorso è questo. Lui in pratica ha avuto sta grossa alterazione delle transaminasi, per cui abbiamo sospeso il coso. Io l'ho visto all'incirca dopo 20 giorni e l'edema mastoideo aveva cominciato a scendere. Adesso l'ho visto l'altra settimana, perché naturalmente abbiamo sospeso anche la terapia perché queste transaminasi erano altissime, per cui non si poteva andare avanti. Allora, adesso l'edema gli è sceso, l'ED soprattutto sulla barba è peggiorato tantissimo, per cui ha ripreso in coso. Invece quelle chiazze che aveva di semi alopecia sono rimaste perfette, per cui a livello di cute e di capelli lui è perfetto, ha solo queste due chiazze e quella mastideva. Gli è venuta un'altra zona sempre edematosa al di sotto, un po' al di sotto della zona mastidea, che non capiamo perché. Le transaminasi stanno rientrando, però la cosa strana è che noi naturalmente avevamo fatto il nostro all'inizio tutti gli esami di routine ed era tutto a posto. Gli ho fatto portare degli esami in precedenza, ho detto ma fammi vedere un attimo, e aveva le transaminasi leggermente mosse a suo tempo, che nessuno gli ha mai detto niente. Noi avevamo fatto le nostre, era tutto a posto, tutto ok, per cui insomma è un gran casino. Perché adesso, cioè, in teoria lui avrebbe bisogno dell'idrossichina, perché è l'unica che le aveva un attimo tenuto sotto controllo. Solo che adesso riproveremo al limite, adesso vediamo se le transaminasi rientrano, riproveremo magari facendo, no? Dici no? E che ce li do? Finché non si è normalizzato. Ah beh, questo è poco ma sicuro. Cioè come intolleranza, quello secondo te... Però aveva le transaminasi mosse prima di dargli il farmaco, è questo. Perché gli ho fatto fare anche la visita dall'epatologo, tutto, ha fatto tutta una serie di esami spaventosi. Ed è tutto a posto, è tutto nella norma. Tra le altre cose, in questo periodo, che lui non ha preso l'idrossichina, esattamente il 31 di dicembre, ha avuto di nuovo nausea e vomito a tutto andare, che è stato malissimo. È andato, l'ho fatto vedere. L'ho fatto vedere già, no, l'ho fatto vedere perché ho un epatologo io in studio con me, per cui gli ha fatto l'ecografia, gli ha fatto tutto, ha trovato soltanto una piccola steatosi e basta. E tutti gli esami che gli ha fatto fare una sfilza di esami sono... Sì, ha fatto tutta una sfilza di esami spaventosi, da tutti i marcatori, dal coso, tutto a posto. La biopsia epatica è... Adesso procederemo così. Procederemo così, però le transaminasi adesso ha soltanto il gero mosso, una po', la GOT. C'è una domanda lì. Faremo qualcosa adesso. Volevo aspettare per capire. Anche perché altre cose non ho. No, un ragazzo. Sì. Questo è poco ma sicuro. Però no, è un ragazzo bravo. Scusi, dottoressa, sono qua. Ah. Tra l'altro sono veneta anch'io. Ecco. Ecco. Non è che il paziente, visto che è un meccanico, essendo questa la zona dove ci si gratta, abbia sviluppato qualche allergia, qualche solvente che usa durante il suo lavoro? Provalo a chiedere. Lubrificante, perché questa è una zona che...
che magari uno abbia questo vizio, esatto, di far così. E che abbia sviluppato una sorta di allergia a un solvente. Sulla barba, perché lui ha la barba lunga fino a qua, ha proprio in mezzo la barba, ma va a sapere. Speculari. Sì. Va a sapere, se gratta. Può darsi. Va bene. Passiamo alla prossima relazione, la dottoressa Annalisa...